fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione! Iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante. Like al video, commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate dal nuovo contenuto di questo fantastico canale YouTube, che è il mio, quindi autopromozione direttamente interna, cosa che non si fa mai, però cresce, cresce, cresce. Io vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio, metaforicamente, ovviamente a distanza e anche un po' virtualmente, ma noi siamo sempre di più perché vogliamo stare non solo dentro la notizia e le notizie, ma svilupparle, approfondirle e accompagnarvi verso la chiarezza di questo mondo che ormai chiaro più non è. Tant'è che oggi vi spacciano notizie nuove che non lo sono, e terzo processo, quarto processo, quinto, 200 processo. 800 processi, la Juve è sempre sotto processo, la nuova accusa, accusati di esistere, accusati di vivere, accusati di respirare. Il tifoso e la tifosa della Juventus non possono più fare niente perché c'è sempre il nuovo processo. No, 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 no. Però qui occorre entrare nel dettaglio e fare una domanda al procuratore Chiné. Il procuratore Chiné, che per non dimenticarci mai, quando ci fu il famoso, no, caso Passaporti, ricordate, no? Della nostra prossima avversaria di Coppa Italia, Derby d'Italia. Recoba e Verona era l'altro lì in quel caso. Era, se non ricordo male, prefetto a Latina, giusto? Il procuratore sportivo oggi Chiné. E quindi, insomma, si permise allora di dare cittadinanza con un passaporto tramite delle patenti false, rubate, taroccate. Cosa che poi dal punto di vista operativo non venne trasformata in punizione dal punto di vista della procura sportiva. Ma guarda un po', ma guarda un po'. E invece oggi, su una norma che non c'è, con plusvalenze illegali, si cerca di fare un processo 2, 3, 4, 5. Allora, in origine i filoni erano comunque due. Ricordatevelo delle plusvalenze. In origine i filoni erano due, cioè c'era il procedimento. Il procedimento plusvalenze è nato oramai una primavera fa, e c'erano le famose 11-12 squadre, c'era dentro anche il Napoli con Osimhen, c'era la Juve, c'erano tutti i dirigenti, e furono assolti in primo e secondo grado. Poi improvvisamente in autunno il procuratore Chiné, dopo le veline passate da Santoriello sui giornali e dopo che il Tribunale di Torino ha mandato tutto il cartabellato di 14.000 pagine al buon Chiné, gli ha detto: vedi un po' tu. Lui cosa ha fatto? Ha accorpato primo e secondo grado, non ha dato alla Juve la possibilità di difesa, ha cambiato un articolo da quello sulle plusvalenze, di cui non c'è la normativa, tant'è che erano stati tutti assolti, è diventato slealtà generica sportiva, e sono arrivati i famosi 15 punti. Ma in origine c'era questo filone, cioè le plusvalenze di queste squadre. E poi, tant'è che si diceva la manovra bis, ce n'erano delle altre che in teoria non erano state considerate. Adesso lo stanno spacciando, o meglio, rinominando, lo stanno rinominando come la partnership con le altre squadre. Io veramente, io impazzisco, rido per non piangere, impazzisco. Ma nel 15 punti che sono arrivati di penalità alla Juventus, che tra l'altro è stata, no, condannata per una sistematicità di plusvalenze, no? Ricordatevelo sempre, cioè una col Cagliari, una con il Sassuolo, una con la Sampdoria, una con chi vuoi tu, va bene, ma se diventano 10 vanno sommate e non è più una plusvalenza legale, ma è un sistema di plusvalenze che improvvisamente diventa illegale nonostante non ci sia la norma e i giocatori siano esistenti, giocano e quindi puoi dargli il valore che vuoi tu. Detto questo, che è meglio però sempre ricordarlo, poi si parlava di filone bis, cioè di affari di mercato, di plusvalenze in entrata e in uscita che non erano stati considerati in questo. Che poi ci si spiegherà un giorno anche il perché ci debbano essere due filoni, cioè una volta che ti passano tutte le carte ci devono essere dentro tutte. E comunque, già che sei andato oltre il diritto e hai processato e condannato in primo grado, unito al secondo, una squadra, la Juventus nella fattispecie, per un qualcosa che era già stata assolta due volte, cosa mai vista nell'ordinamento giuridico, visto che comunque non c'erano nuovi fatti, perché il ricorso della Juventus naturalmente sottolinea
anche questo, bypassando i famosi 15 punti. Se in quel momento hai analizzato le migliaia di pagine, dovevi analizzare tutte, non è che mi sono sfuggite 1000 pagine, allora adesso vado a valutare le altre. Quindi le famose partnership, che sarebbe l'altro filone, con le altre squadre. Va bene che qua la Juventus è stata unilaterale, no? Pare averle fatte con se stessa, le altre squadre non esistevano. Quali sarebbero le partnership? Il famoso Bonucci Milano, Spinazzola Roma? Quelle non sono entrate, questo primo filone, le lasciate lì per farne un altro? Non lo so, sto veramente impazzendo io su questa cosa, perché sono la stessa cosa, sono gli stessi affari di mercato denominati plusvalenze che già sono stati sottoposti ai giudici con le altre squadre, quindi diventa un processo bis, una cosa che hai già fatto, in cui i dettami e le evidenze sono le stesse. Non credo, perché se fosse così sarebbe veramente clamoroso. Quindi quali sono le partnership con le altre squadre, se non quelle che già hai analizzato quando sei arrivato a 15 punti? Cosa fai? Hai fatto un divieto, invece che prendere tutti insieme i divieti di sosta, ne hai tenuti 3 di qua e 2 te le sei tenute per il prossimo mese, e quindi li vai a rimettere rispetto a quelli 3 precedenti? Cioè, veramente diventa una roba da viabilità questa, non è più un processo sulle plusvalenze. Comunque, esempio a parte, questa è la nuova via. Questa è la nuova via che ci stanno sottoponendo, ma è la vecchia via. E soprattutto, perché continuano a rimandare le cose? Why? Perché? Perché il Consiglio di Stato, nel momento in cui io sto registrando questo video, poi magari finisco e fra 10 minuti arriva la decisione, ma perché il Consiglio di Stato, che già da giorni doveva far sapere, ancora non fa sapere, la famosa carta segreta, se la Juve la può utilizzare al collegio del CONI? Perché tarda la sua decisione? Perché non sa che pesci prendere? Perché non sa cosa decidere? Perché aspetta che qualcuno gli fornisca un assist? Perché non vuole creare un precedente? Perché sa che ci hanno fatto una vigliaccata, però non è nelle condizioni di dirlo? Perché non decide? Perché Chine si prende 40 giorni poi 20 ancora di proroga su queste plusvalenze e sulla manovra stipendi? Perché? Perché? Pur qua? Why? Perché? Perché Chine? Perché vuoi allungare i tempi e arrivare alla fine di questo campionato? Perché ne vuoi falsare 2 invece che 1? Perché così con la prima hai falsato questo, e poi siccome i tempi si allungano andiamo nel prossimo, così falsi anche quello del prossimo anno? È questo l'obiettivo? Tenerci fuori da 2 campionati consecutivi sul nulla? È questo? Facciamo come nel 2006 in Farsopoli, in cui non solo vi siete accontentati di un campionato, ma 2 ne avessi messi dentro. Uno dove non c'erano manco le intercettazioni. 2 ne avete messi dentro. Eh? Tra l'altro non consegnando mai ufficialmente quello scudetto, perché non c'è mai stata una consegna ufficiale. Quindi, oltre ad essere indossatore di scudetti altrui, è gente che si appropria di cose che non appartengono loro senza nessun provvedimento di consegna ufficiale. Attenzione. Tante belle domande che rischiano di rimanere senza risposta. Una già ce l'ha invece la risposta, ma magari poi lo approfondiremo in un prossimo contenuto. Vi siete accorti, cari ragazzi e care ragazze, che da quando la Superlega è stata bollata come l'anticalcio, come i cattivi, come il calcio dei ricchi, contro invece il calcio che deve esprimersi al meglio del popolo, così verranno sempre venduta, da quel momento lì, incredibile, ma la FIFA ha creato immediatamente un mondiale per club, si è messa d'accordo con l'ECA, fa un mondiale per club ogni 4 anni. E però adesso cosa facciamo con quello che c'era adesso, che si giocava una volta all'anno, adesso era diventato in 4 e si vendevano i diritti TV? Ma che problema c'è? Facciamo il mondiale per club ogni 4 anni e poi ogni anno rimettiamo la vecchia Coppa Intercontinentale, dove però chi vince la Champions va in finale e le altre fanno un mini torneo. E alle altre vagonate di partite grosse da vendere, famoso calcio del popolo, la UEFA immediatamente ha cambiato tutto il format della Champions, mettendo ancora altre partite.
Lecca adesso improvvisamente, grazie all'Emiro, dopo che gli è andato i mondiali, va d'accordo, anzi d'accordissimo, con la FIFA di Infantino. Quindi qui, e intanto tarda la decisione però della Corte Europea sulla Superlega, perché siamo a fine marzo ancora. Un po' come il Consiglio di Stato in Italia, non ci fanno sapere qual è il giudizio su tutto questo aspetto burocratico, economico. La parola sportivo ormai la toglierei, perché di sportivo di fronte a questi soldi e alla voglia di potere non c'è più assolutamente niente, tanto è vero che le cose non si fanno più per sport. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e mi raccomando la campanella.